Il metaverso sta prendendo sempre più piede nel nostro mondo e tutti i colossi più grandi sono pronti ad investire le loro risorse per costruire un metaverso migliore degli altri. Apple sta lavorando ad un paio di cuffie che potrebbero aiutare milioni di persone a sperimentare il metaverso. Microsoft vuole crescere ancora di più e diventare il re indiscusso di questa dimensione. Meta forse è la società più avanti ora. Ma dovrà stringere questo vantaggio, perché sono molte le società pronte a strapparglielo. Nonostante sia un settore appena nato, gli utenti che si uniscono ogni giorno sono milioni, perché il metaverso non è solo un gioco, ma anche un lavoro. Ebbene sì, attraverso questo mondo possiamo guadagnare denaro in svariati modi. Prima di iniziare vi chiedo di lasciare un mi piace e di iscrivervi per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube. Ciao, io sono Alessandro e in questo nuovo video vedremo 3 modi efficaci più uno bonus per realizzare dei bei guadagni con il metaverso. Voglio ricordare che io non sono un consulente finanziario e per questo non voglio essere responsabile dei vostri investimenti. Il mio compito è quello di ampliare la vostra cultura riguardo al mondo della finanza. Quali sono i metaversi migliori? A mio parere, queste sono le piattaforme migliori per le attività che vi sto per proporre. Partiamo da Decentraland, uno spazio tridimensionale dove gli utenti potranno registrarsi e acquistare dei lotti di terra sotto forma di token non fungibile. Questa porzione sarà a completa disposizione dell'utente, egli potrà edificarci sopra e perdersi nella sua fantasia. La moneta che viene utilizzata su Decentraland per acquistare porzioni di terreno, costumi per avatar e oggetti per edificare è il token Mana. Poi abbiamo The Sandbox, un universo parallelo e simile a quello di Decentraland. Anche qui gli utenti avranno la possibilità di costruire la propria città in uno spazio immenso. Qui però non viene utilizzato il token Mana, ma il token Sand. Ora che sappiamo quali sono i metaversi migliori, passiamo al succo del video e vediamo le attività migliori per grandi guadagni. Acquistare terreni. Come abbiamo già visto in precedenza, su Decentraland e Sandbox possiamo acquistare dei land sotto forma di NFT. Questi land poi cresceranno di valore a seguito della crescente domanda e soprattutto per l'esaurimento dei terreni, dato che la mappa non è infinita. Questi sono i prezzi per porzione su Decentraland. Il meno costoso viene venduto al prezzo di 4188 mana. Considerando che il valore del token è sui 3 dollari, un land costerebbe più di 12.000 dollari. Quando il metaverso non aveva ancora preso questa marcia, i land costavano poco, anche 50 dollari. Poi sono cresciuti di valore esponenzialmente, e infatti chi li possedeva ne ha fatto tesoro. E ora non può lamentarsi economicamente parlando. Il prezzo è decisamente alto. Sarebbe un investimento, perché il valore del land con il tempo tende ad aumentare, ma nulla è sicuro. Ci sono soluzioni più economiche però. Investire nelle criptovalute. Da quando Zuckerberg ha parlato del metaverso e ha cambiato nome alla società Facebook in Meta, il valore delle criptovalute incentrate su questa realtà è schizzato alle stelle. Il token Mana valeva 80 centesimi prima della conferenza. Poi, subito dopo, il suo valore è schizzato alle stelle, raggiungendo l'all time high, e solo un mese dopo, l'all time high precedente è stato ridotto in polvere dal nuovo massimo storico. Vicenda analoga per la Crypto Sand. Dopo l'annuncio di Zuckerberg, anche questo token è esploso, segnando massimo storico dopo massimo storico. Adesso entrambi i token sono in un periodo di assestamento. Ma se adesso vanno così forte, figuriamoci cosa potrebbero fare in futuro, visto che il metaverso è solo agli inizi. Metaverse Index. Nel caso non volessimo investire sul singolo token, potremmo affidarci tranquillamente al Metaverse Index. Credo che questa sia un'opzione veramente formidabile, perché riesce ad offrire una certa diversificazione. E ormai sappiamo tutti che maggiore è la diversificazione, minore è il rischio di perdita. Quando acquisti questo indice, stai effettivamente acquistando molti token in una sola operazione. Questi sono i token che comprende il Metaverse Index,
possiamo trovare i metaversi di cui abbiamo appena parlato, Decentraland e Sandbox, ma anche molti altri, che hanno alle spalle progetti veramente convincenti. Se non sai quale metaverso scegliere, oppure sei ancora timoroso di investire in un solo metaverso, l'indice è la scelta che fa per te. Metaverse Creator. Tutte le piattaforme vogliono che siamo noi a creare questo mondo. Per questo puoi cimentarti nella creazione e nella vendita di avatar, prodotti, costruzioni e oggetti indossabili. Tutto ciò che puoi progettare sul tuo computer, caricarlo nel marketplace del metaverso che preferisci ed il gioco è fatto. Quello di cui hai bisogno sono alcune abilità base di progettazione. Basterà poco per assimilarle. Poi un altro consiglio che ti do è questo. Molte persone sono pigre e non avranno molta voglia di seguire un corso e imparare a progettare avatar. Per questo puoi offrire le tue skill su piattaforme come Fiverr. Questi sono alcuni spunti. Le persone possono pagare anche migliaia di euro per le tue creazioni. Se non sai bene come funziona Fiverr, ho fatto un video in merito, in cui ne parlo meglio, link in descrizione. Spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a lasciare un mi piace ed iscrivervi per supportare il canale. Un saluto, alla prossima!